Thank you.
Thank you.
verso l'accampamento romano sembrava un giorno come tanti altri. Le donzelle romane, ornate d'oro e di gioielli, avvolte in seriche vesti, passeggiavano serene per l'accampamento, ignare dell'incombente pericolo che gravava sulla loro triste sorte e su quella dei restanti soldati che ristoravano presso il medesimo campo. Il nemico infatti era alle porte, era in agguato e tramava insidie, pronto per attaccare. Quale infelice destino! Ad un tratto, sopra la quiete del campo, echeggia un grido che fa fremere tutti. Si odono cavalli scalpitare. Era Annibale che con i suoi uomini era alle porte dell'accampamento presso la Podmonte. Fu così che le donzelle, impaurite, s'avvidero del nemico. Ma era troppo tardi ormai. L'orco montava furioso e guidava contro i romani. Che presi alla sprovvista non si persero d'animo e cominciarono a preparare le armi e i cavalli. Lasciarsi al suolo. Cartaginesi nell'accampamento. I cartaginesi cominciano ad assaporare la vittoria. Eccoli a sediare l'accampamento. Risultano di vittoria. Bravo! Vi alzate, viste, cavalluccio? Bravo!
Cómo ha chapado que se quedaba. Entrato a Nocera, Annibale comincia a distruggere tutto. Ormai ha vinto. Però Roma poi riuscirà a riprendersi le città campane e Nocera sarà ricostruita un poco alla volta. Intanto i cartaginesi esultano. Annibale è fiero sulla sua bica. Compie il giro dell'intero accampamento. Alla verità, tu, io da... Capisco la tua.